Staffo 15 punti nei momenti decisivi, però io rimarcherei un paio di situazioni difensive, 2 contro 1, dove hai recuperato la palla in modo incredibile. Vabbè, il lavoro sporco, quello che cerco di fare sempre. Insomma, oggi è andata meglio in attacco per me personalmente, ma perché abbiamo girato sicuramente meglio tutti quanti. Siamo tutti molto contenti perché comunque era una partita che poteva essere facilmente sottovalutata, non l'abbiamo fatto, abbiamo portato a casa 2 punti bene, bene così. Come hai visto un po' le rotazioni accorciate e quindi anche un po' un'Europovini rivisitata, nonostante Campli appunto non fosse l'avversario più importante. Ma la fortuna che abbiamo noi è quella di comunque di poter ruotare veramente a nove giocatori. Oggi non c'era Pons e quindi il coach si è inventato, tra virgolette, dei quintetti magari un po' che non abbiamo visto spesso, però penso che ognuno abbia risposto presente nel modo giusto, ci siamo sbattuti bene, abbiamo eseguito quello che dovevamo fare, quindi è una bella sensazione perché vuol dire che tutti quanti possono dare il loro contributo come oggi e per puntare, insomma, a partite magari un po' più difficili di questa. Non me ne voglia Campli, però, insomma. Domenica, Senigallia. Una partita che per noi è fondamentale, come lo sono da adesso fino alla fine della stagione tutte quante. E adesso prendiamoci questa giornata di riposo e poi cominciamo subito a tuffarci una trasferta insidiosissima che però possiamo riuscire a portare a casa se giochiamo con rabbia e con intensità. Grazie mille, Staffo. Grazie a te.